Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Victoria De Angelis regina delle notti romane. La bassista dei Maneskin si scatena con gli amici e infiamma il web condividendo foto e video. Lontana dal palco, Victoria De Angelis infiamma le notti romane. La bassista dei Maneskin si è concessa una serata di divertimento con gli amici di sempre mandando in delirio il web con le foto e i video condivisi su Instagram. Sorridente, rilassata e riposata dopo aver smaltito la fatica per gli impegni affrontati negli Stati Uniti dove, con i Maneskin, ha partecipato ai Video Music Awards 2022 portando a casa il premio per il miglior video alternativo con i Wanna Be Your Slave. Victoria ha tirato fuori il suo spirito festaiolo, con cui anima anche le serate che trascorre in giro per il mondo con Damiano David, Ethan Torchio e Tomas Raggi. Victoria De Angelis. Balli scatenati e palpatine ai muscoli dell'amico, web in delirio. Serata di puro divertimento, quella che ha trascorso ieri Victoria De Angelis in quel di Roma insieme agli amici di sempre con cui ama trascorrere il suo tempo libero. La bassista dei Maneskin, dopo aver infiammato i social pubblicando una foto scattata a letto in cui è coperta semplicemente da un lenzuolo bianco, torna a farlo mostrando un look più castigato, ma ugualmente sensuale. Pantaloni lunghi, canotta nera e una coda alta per Victoria che lascia da parte il make-up preferendo mostrarsi con un viso più pulito mettendo in evidenza la perfezione dei suoi lineamenti italo-danesi e dei suoi splendidi occhi azzurri. Un look casual per scatenarsi durante un normale venerdì sera in quel di Roma in cui Victoria si è lasciata immortalare mentre tasta i muscoli dell'amico. In un video condiviso poi, da uno degli amici con cui ha trascorso la serata e che è diventato virale, come potete vedere più in basso, la bassista dei Maneskin balla scatenata in auto. Il video che vedete qui in alto ha divertito tantissimo i fan dei Maneskin, felici di vedere Victoria così spensierata. In tanti hanno anche apprezzato la canotta nera e aderente che ha evidenziato le forme della bassista dei Maneskin. Dopo la serata di divertimento sfrenato, la De Angelis è partita per Madrid insieme a Damiano, Ethan e Tomas per tornare sul palco. Per i Maneskin dunque, gli impegni sono ricominciati. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.